Eccola. Unlock your full potential at Crack Addicts. Oggi siamo in compagnia di Giulia, è una master della pista, vi lascio il suo link in descrizione, quindi se volete contattarla la chiamate tranquillamente. È qua per un check-up generale prima di ripartire in palestra a settembre, ovvero a giorni, e vediamo un attimino cosa troviamo e eliminiamo tutte le disfunzioni. Girati verso la finestra, braccia rilassate lungo i fianchi. Dolori particolari hai? Con le spalle. Collo e spalle. Destra e sinistra, tutti i due lati? C'è uno che prevale o entrambi nello stesso identico punto e stessa intensità di dolore? Sì. Male qui? Sì. Male qui? Un po' di meno. Braccia in questa posizione. Io spingo in giù, okay. Tu tieni. Forza uguale, eh? Piega il collo in avanti. Vai giù, toccate le punte dei piedi. Torna su. Qua è male? No, interno sì. Qua è male? No. Ok. Anche di qua? Eh? Sì. Mettiti seduta al centro del tiro. Da quanto è così? Qualche settimana. Da quanto non t'alleni? Un mese. Dove vuoi testa? Davanti, sopra? Mezzo emicrania, mezzo che prende tutto, okay. Perché si sposta. Anche questo da un mesetto prima? Da periodi. Mm-hmm. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù, su, dolore le gambe? Mi sento pesanti. Mm-hmm. Ok, allora, vieni a pancia in su, controlliamo l'addome. Sinistra, sì. Anche questo è un mesettino? No. Ok. Adesso che mi tocchi. Ok. Inspira, fuori, inspira, fuori, inspira, fuori, inspira,
Dolore? No. Dolore? No. Ok, vieni qua in giù. Male? No. Fastidio? Non sento. Ok, dov'è? Al glute. Ok. Spingi verso l'alto le gambe, brava. Ok. Pancia in su. Da quanto è che non ti fai scricchiolare? Un po'. Sì, eh? Si sente? Allora, gira sul fianco. Un po' più vicino, stop, due, provata la testa di là, muove, di entrare, fuori, ok, ora super morbida. Mani così, dietro la testa, molle, molle, dentro l'aria, fuori, ok, un po' più al centro e un po' più in alto, verso il muro. Se comprimo questo punto è male? No, fa fastidio, sì. Ok, qui. Fastidio, eh? Vieni qua, faccia, super morbida, sulla testa, inspira, fuori l'aria, dentro l'aria, fuori, wow, vieni un po' più a sinistra, vieni un po' più su, ok, qui no, no.
sedia a sinistra per tornare. Stai morbidissimo. Mano, mano, bravo. Mano. Dentro l'aria. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro? Ok. Inspira. Fuori l'aria. Ok, bravissimo. E ci siamo quasi, resisti, eh? Qua ti fa male? Più questo punto o più questo punto? Ok, allora mettiti sul fianco destro. Vieni vicina. Un braccio qui. Andiamo così. Ho già scrocchiato. Dentro l'aria. Fuori l'aria. Eccola. Sei conciata. La massaggiatrice non può stare così, Non ho messo contratto. Anzi, fateci sapere se anche voi volete un bel massaggio da Giulia, che vi ci mette in contatto. Qui. Mi fastidia. Ok, meno di prima. Sì, molto. Allora, se comprimo questo punto, mi fa male? Sì, intanto. Solo sul punto o okay. Va verso... Ok. Qui. Rimane localizzato? Sì, questo. Quindi questo va sull'occhio, questo rimane più sul punto in cui schiaccio. Sì. Questo si chiama trigger point. Dobbiamo andare a eliminarlo, sennò il mal di testa ti rimane. Stai serrando di notte, schiacci molto. Non mi accorgo, però probabilmente. Mettiti seduta. Mi fai un bel respirone. Fuori l'aria. Ancora. Meglio. Molto meglio. Adesso devi dare un po' il tempo al tuo corpo di ripristinarsi. Una settimana piena se mai ci vuole. Poi dai che... L'unica cosa è mal di testa, ci vuole un po' di più. Perché sei veramente, veramente bloccata, però lo sentivi che... Sì, perché mi prendevo anche gli occhi, mm-hmm. E quello è la colpa del trigger point. Allora, mani sulle spalle. Spingi in alto la coscia. Spingi in alto questa. Spingi in fuori la gamba e anche questa. No. Giù le braccia. Male qui. Male qui. Zero. Zero. Quindi più questo. Sì. Se schiaccio questo punto, questo scende uguale.
Non lo so. Non lo sento più. Un bel spirone. Vai. Poi. Un bel spirone. Fuori. Un bel respirone. E fuori. Fai una camminata. Vediamo un po' se fastidi. Beh, se magari ti gira un po' la testa. Sì, prima sì. Dori? No. Ok, fammi un'altra passerella. Stop, braccia dritte. Spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Ok, buono. Dai, datti una settimana di tempo, vedrai che torni normale. Va bene. Girati verso la finestra, vieni un po' più avanti. Ok, ti sposto i capelli, eh. Bravissimo. Allora, piega il collo in avanti, piegati in avanti. Giù, 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 scendi, 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 torna su. Vieni seduta al centro del lettino. Mani dietro il collo. Brava. Piega il collo in avanti e vai giù con la schiena. Torna su. Giù le braccia. Ancora, giù. Su. E l'ultima volta. Giù. E su. Gira il collo a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano, mano, gomito, spalla. Mano, gomito. Ok, gira a sinistra. Dimmi cosa vedi di me. Mano, gomito, spalla. Ok, qua dobbiamo correggere un po' di tensione. Formicolio alle mani non ce l'hai? No. Mal di testa nell'ultimo periodo? No. Ok. Allora, vieni a pancia in giù. Un po' più avanti, perfetto. Braccia comode dietro. Se ti faccio male dimmelo, eh. Dolore? No. Dolore? No. Dolore? No. Perfetto. Dolore? No. Dolore? No. Dolore? Ok.
Ok. Dimmi se è male qui? No. Qui? No. Qui? Sì. Ok. Qui? Sì. Più qui? O più di qua. Più di qua. Se comprimo questo punto, qui diminuisce o uguale? Diminuisce. Ok, se comprimo questo punto, qui diminuisce o uguale? Mi fa male qua. Ok, questo sparisce o diminuisce rispetto a prima? Certo. Ok. Fuori. Inspira. Fuori. Lo so. Qui? Meglio? Sì. Ok, dopo lo lavoriamo bene allora. Allora, proviamo a vedere un attimino il collo come è messo. Male in questo punto? No. In questo punto? Sì. Se ti inclino e ti ruoto. Qua diminuisce rispetto a prima o uguale? Uguale. Se ti inclino e ti ruoto. Diminuisce rispetto a prima o uguale? Uguale. Ok. Qua hai dolore? No. Ok, cominciamo a togliere un po' di disfunzioni. Allora. Braccio. Così. Dentro l'aria, fuori, dentro l'aria, fuori, ok, gira sul fianco sinistro, ok, un braccio qui, gomito, lascia bello morbido, dentro l'aria, fuori. Gira bene, gira. Brava. Gomito. Lascia cadere la gamba. Inspira. Fuori. Ok. Ok, vieni più su. Qui hai dolore? Pochissimo. Ok, qui? No. Morbida. Morbida. Bravissima. Inspira. Fuori, dentro, fuori, dentro, ok. Metti questa mano dietro al collo. Vieni un pochettino più qua. Dentro l'aria, fuori, ok, giù. Piega la gamba. Giù. Seduta. Gambe di là. Gira destra al collo, dimmi se vedi anche la spalla. Sì. Perfetto. Torna al centro, fai un bel respirone. Fuori. Ok. Appoggiati a me. Morbidissimo.
Inspira e fuori l'aria. Inspira e fuori l'aria. Ok. Metti le mani dietro la testa, piega il collo in avanti e piegati in avanti. Torna su. Super. Ok, ti ho fatto tutto lo scarico. Avevi qualcosina, ma niente di che. Sei un po' infiammata sopra, metti un po' di gel freddo, così ti passa l'infiammazione. Direi che ci siamo. Ok, allora in realtà da un po' di settimane ho un dolore alla spalla che si è irradiato poi fino alla mano e a questo livello e quindi mi rimane soprattutto quando scrivo o in alcuni momenti della giornata. Quindi solo spalla e mano. È un dolore puntiforme, traffizzivo o è un dolore un po' più ampio? No, un dolore puntiforme anche alla mano. Ok, mettiti seduta che guardiamo subito. Dritto, spingi verso l'alto, dolore, No. spingi verso l'alto, dolore, con la tua mano spingi verso la tua spalla, dolore, Un pochino. un pochino, dove? Sì, sempre Ok, qua, quindi così si tutta la regola un zona. pochettino, per infiammato. Quindi sono un test di osteopatia e sei laureata in scienze motorie, Sì, giusto? magistrale, Magistrale? quest'anno. Urca. Soddisfazioni, Sì, decisamente. eh? Hai male solo alla spalla o hai male anche al collo? No, tendenzialmente solo alla spalla, Solo alla però spalla. sì. C'è un movimento che riesci a farmi che ti richiama a questo dolore? Allora, a volte quando proprio sforzo un pochettino anche in rotazione la spalla, Ok. sfaccio così, Lo sento senti? più, sì. E se ti metto in questa posizione con il collo e ti faccio rifare il movimento? Aumenta, diminuisce o vale il dolore? E se invece ti faccio inclinare e ruotare da questo lato, prova a muovere? Peggiora No, o però sento proprio difficoltà a svolgere il movimento. Ok. Quindi la parte infiammatoria la gestisci con il freddo. Metti o il ghiaccio, fai 6 minuti di ghiaccio 10 senza, ripetuto per 3 volte. Oppure metti, sai, i classici gel, effetto ghiaccio, effetto Sì, freddo, sì, risparmi sì. sul deltoide. Però togliamo tutte le interferenze, almeno. No, non sento nessun blocco anche a livello del trapezio, nulla. Ok. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù. Allora, vieni a pancia in alto, ci vediamo un attimino l'addome. Qua è dolore. No. Qua è dolore. No. Qua è dolore. Qua è dolore. Si è sposto in questa direzione, senti tirare, No. No, nessuno. eh? Si è sposto di qui. No, particolare nessuno. Morbidissima, piega, dimmi se il dolore lo senti tirare. Piega. No, perché mi sento un pochettino più legata da questa parte, Ok, però sempre qua sotto. sì. Ok. Vieni un po' più su, verso di me. Qua un po' di fastidio ce l'hai. Ok. Sì, che aumenta un pochettino più in alto qua. E se ti faccio aprire la bocca, qua aumenta, rimane uguale o diminuisce? Forse aumenta leggermente, Ok. proprio poco. Prova a shiftarmi verso sinistra la mandibola. Brava. Tengo io. Diminuisce? Cioè sento che comunque lì che c'è qualcosa che non va, quindi sì, Ok. lo sento comunque abbastanza presente. Va bene. Bella attesa sul temporale. Serve di notte? No. Eccola qua, adesso correggiamo questa
struttura, bella morbida, brava. Si è abituata ormai, no? Metti questa mano dietro al collo, morbidissima, inspira, fuori. Le sarà secondo me almeno un mesetto. Mm-hmm. Botte non hai preso, traumi, niente? No, no. Ti alleni? Sì. Cosa fai? Atletica leggera. Specialità? Salti e velocità. Quindi riusciti ad allenarti, a fare scienze motorie magistrali e osteopatia tutti insieme. E lavorare un po'. E lavorare. Un piccolo genio. No, però, questione di organizzazione poi... Sì, Non volevo rinunciare a nulla. Brava. Fai un bel respirone. Fuori. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Gira sul fianco verso di me. Uno, due, braccio a me, gomito gomito, gira il collo di qua, bravo, e lascia cadere le braccia. Fianco destro, uno, inspira, fuori. Pochettino di yoga, non tanto. Allora, mettiti seduta con il sedere qui e gambe di là, come se fosse cavallo. Un po' più indietro, ok. Mani dietro la testa. Chiudi i gomiti, piega un po' in avanti, piega, stop, morbidissima, bisogna versare male, pensavo peggio, ho tutta questa parte alta che ti dà fastidio. Torna con le gambe di là. Sì. Mano sul fianco, quando te lo dico io, un bel colpo verso l'indietro con il gomito. Ok. Vai. Bravo. Prova a muovere la spalla. No, adesso riesco più, cioè mi sembra di riuscire a fare un movimento un po' più ampio. Sì, perfetto. Sì. Prima lo sentivo più ristretto nella qualità. Che io ricordi no, cioè ho preso un trauma ma all'altra spalla che non mi ha mai fatto male. Ok. Cioè, trauma, ho sbattuto contro uno spigolo, quindi non è proprio un trauma importante. Però... Ok, ti ho dato tutto. L'unica cosa che, vabbè, tu saprai molto bene, non posso eliminare l'infiammazione, quella l'ha avuta fuori il corpo da sola, quindi non avendo più interferenze, il tuo corpo funziona meglio, l'infiammazione può andare fuori. Però se tu mi metti un po' di freddo, aiuti un attimino a gestirla. Grazie. Non sento male, però sento come se fosse un pochettino contratto. Ok. Un filo. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Fuori. Fuori. Ok.
Bene. Allora, braccio dritto, spingi verso l'alto, sei bella forte, eh? Spingi verso l'alto, piega, con la mano vai verso la spalla, dolore, No. eh? Ok, questo mi metterò un po' di dolore, però il freddo lo metterei lo stesso, così. Benissimo. Ok, niente, fai un po' di stretching, cerca di stare a riposo nei prossimi 2 giorni da oggi che ti ho Vabbè, sì, trattato. certo. E basta, perché a livello biomeccanico è tutta la parte atea che è in disfunzione. Il resto devo dire Allora con un po' di che... freddo, Sì, poi. quello per quanto riguarda l'infiammazione andrei ad aiutare un po' il braccio. Capobreve, capolungo, metti su un po' di... Se hai tempo, ghiaccio, perché mi fai 6 Sì, minuti di va resistenza per bene. 3 volte e vediamo un attimino Va come. benissimo, Bene. speriamo. Grazie Grazie mille. mille, grazie a tutti. Mettete un bel mi piace e metteremo il link in descrizione di Elisa, così seguite anche lei. Va bene, grazie mille.